tu hai realizzato una sigla che è rimasta nei cuori di tutti, che non era la sigla di un cartone animato. No, e infatti l'affido a te volentieri e spero che si faccia buona figura perché tu hai il nostro pubblico. Si tratta di Love Boat, la sigla della serie televisiva che voi tutti conoscete. Cominciamo con quella, ma poi facciamo anche i cartoni. Perfetto, quindi mi investi di Vice Little Tony. La cantava Little Tony, vero? Sì. Io non ci credevo, ma posso sognare. Siamo tutti pronti a fare follia. È la stagione degli amori più intensi, consumati a volte lente e profondi. Ma cosa succede? Ma cosa succede? Io sono cambiato. Io sono cambiato. Perché sto bene? Perché sto bene? Sono con lei. Sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo dal momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Robot, Space Robot, due robot messi insieme, perché così facciamo prima e sono più grintosi. Ma siamo sempre
presentare da sola questa, perché è importante. Ma no! Siamo dei galantuomini, accidenti, una così bella ragazza, una così brava doppiatrice e una splendida cantante, se un po' sentirete, io vi chiedo un applauso per Emanuela Ionica! Te la faccio breve, è famosa per la voce di Violetta, oltre a fare tanti altri bei doppiaggi, adesso la sentirete come cantante. Non dico nient'altro, aprite le orecchie, Emanuela Ionica! Andiamo, prima di tutto annunciamo che stiamo cantando per In Story, una sigla bellissima. Pronti? Qui non te ne andare, grazie. Ho a trovato. E adesso
adesso, Emanuela, fammi compagnia perché è una cosa che ti riguarda da vicino. Vorrei annunciare, presentare, che ci darà una mano qui durante il nostro mega concertone, un altro grande amico del Cartoon Village di Manciano, e lui è il personaggio principale, si può dire, di Big Bang Theory, quello che traina la serie, oppure il fantastico Naruto, oppure da vicino ti riguarda, credo che sia Beto, giusto? È il mio insegnante di pianoforte in Violetta. E stiamo parlando del mitico Leonardo Graziano. Eccolo qui, in tutto il suo splendor. Che presentazione! Non ti abituare troppo. Voglio una clip registrata, così quando entro tutte le mattine sento questa voce. Senti, prima, prima di iniziare le altre canzoni, che poi Leonardo ci dirà che cosa ci canterai, volevo farti una brevissima domanda. Che si prova a essere l'idolo di tutte queste pulcine qui davanti, ma anche delle bambine più grandi? Beh, è indescrivibile, perché sai che a ogni audio una bambina piange o comunque si emoziona. Io chiamo le bambine al loro compleanno: ciao, sono Violetta, tanti auguri a te. E loro sono: oh mio Dio! Fuori al parco si spaccia il numero della Ionica, eh? Chi volesse, tutto è gratuito, quindi ci può. Perna, non dire cose. No, lo spacciano dietro, mail, tutto, c'è tutto. Okay. Leo, ci vuoi dire che cosa... con che cosa ci delizierà adesso Emanuele? Allora, lei fa un personaggio. Allora, sai Perla una cosa? Io sto lavorando con te su un bellissimo progetto che si chiama... Sapete, Perla, oltre a fare bellissima attrice, fa anche la direttrice di doppiaggio. Vota Antonio. Votate Perla, votate Perla. E lo diciamo, una bellissima serie dove io interpreto un mago del ghiaccio. E guarda caso, Il ghiaccio è una cosa che ha a che fare un po' con questa cosa che abbiamo presentato. Vediamo un po', facciamo un sondaggio. Secondo voi, piccini, che cos'è un cartone che adesso è bellissimo, che parla del ghiaccio e della neve? Vediamo un po' se lo sapete. E dove c'è una bellissima principessa. Che cosa sarà? Che cos'è? Prosecco, quello me lo farei. Esatto. Che cos'è? Non ho capito. Frozen. Eccoci qui. E perché abbiamo nominato Frozen? Perché adesso noi presentiamo una bellissima canzone di Emanuela, che interpreta la canzone proprio di Frozen, che in originale è Let It Go e in italiano è All'Alba Sorgerò, la versione della Disney Channel. Ma ci canti anche Violetta? Proprio la canzone di lei. Forse dopo ci canterà. Un grandissimo applauso a Emanuela Ionica. Grazie. Può sembrare un passo
Stavo per non salire sul palco. Brava. Emanuela Ionica, un nuovo applauso, meritatissimo. Doppiatrice, cantante, eh? Fantastica. Tu sei anche la voce di tante altre come e anche delle firme. Hai fatto anche altre cose perché tutti conoscono per Violetta, ma diciamo anche quello che In realtà sì, io ho fatto. Sicuramente qualche bambino avrà visto Il grande e potente Oz. Ah, sicuramente. Io sono la bambina di porcellana. Non sembrerebbe, sì. Ti prego, portami con te. Sì, facevo questo. Però mi sono divertita un mondo. Sì, è stato divertentissimo. Poi ovviamente un personaggio che mi ha che fa parte di me è quello della protagonista di La famiglia Bélier, è uscito a febbraio al cinema e anche lei canta, quindi è stato bellissimo. Romeo e Giulietta è uscito qualche mese fa, e diretto da Carlo Carlei, e lì è stata un'esperienza meravigliosa. Insomma, tutti sognano di interpretare Giulietta almeno una volta nella vita. Sì. E io non l'ho mai fatto Romeo, lo sai? C'è una prima volta per tutto. E ci andiamo a cantare proprio la sigla. Sì, ma la vuoi annunciare tua sigla, tu? La tua sigla deputata è tua questa. Questa è la sigla e la farei annunciare a lei. La sigla mi pare di Violetta nel mio mondo. Vai! Avanti, ma ora sono stanca.
girando. I miei dubbi sono tanti e non posso andare avanti. Ma ora sono stanca, non aspetto più. Mi sveglio ancora qui nel mio mondo. Questa sono io, da oggi lo vivrò fino in fondo. Quindi ci devo stare io seduto lì. Questo è un duetto bene a Kitty. Diciamo una delle nostre gag migliori, Fabrizio. Sì. Di partire. Bene, bene, bene. Ragazzi, noi salutiamo in questo momento Samuela. Io vi saluto. Giovane. Bella, brava, simpatica. Un gran talento. Un applauso gigante per Emanuela Chionica. Non va via, Emanuela. Allora. E gli ospiti ancora, ce ne sono tanti e importanti. Molto top, molto, molto tosti. Diciamo. Sì, questo è il tuo mille. Sono veramente emozionato nel presentarlo, perché io ovviamente da buon quarantenne non è vero. E sentivo le sue sigle quando ero piccolo. Io le ho vissute. E adesso. Come sentivo le ho vissute. Anzi, noi siamo legati, io e questo grande artista, questo grande compositore, questo maestro di musica, siamo legati da un personaggio dei cartoni animati famoso, famosissimo, ma ce lo facciamo spiegare da lui. Io ho l'onore, abbiamo l'onore, Leonardo, di presentare su questo palco il maestro Vince Tempera. L'applauso al grande maestro, giustamente. Ciao a tutti. Poi domanda numero uno. Sentite bene? Com'è l'audio? Ditemi qualcosa, va bene? Ok, dicono ok. È importante. È importante, certo. E i bambini li sentite cantare? Allora, alla regia fonica, alziamo i bambini, i ragazzi. Cantate qualcosa? Cantate bene. Cartoon Village, dove ci trovi un po' di Cartoon Village, tipo la canna di pan. Abbiamo tutti i talenti qui, eh? Siamo messo a posto. Va bene, signora maestra,
ecco perché è importante mettere a posto l'audio in sala. Adesso non lo sa lei, ma è perché oggi sotto un sole da 42 gradi ci hanno fatto lavare sotto il sole, poveri bambini e poveri ragazzi. Un applauso a questo gruppo fantastici che io non conoscevo. Cosa abbiamo fatto a stare sul palco? Perché poi guardate, con Pinto Tommaso, che non è facile suonare con lui, quindi ci esiste tutto. Ecco, ma io ecco, proprio volevo, colleghiamoci a questa cosa, lei parlava di jazz. Dimmi. Lei è stato il precursore delle sigle per bambini, però fatte in un certo modo, in un modo se vogliamo adulto. Perché ricordiamo, questo grande maestro è l'autore della sigla di Goldberg, di Ufo Robot, una delle bellissime sigle dei cartoni animati giapponesi. C'era Heidi e poi Goldberg, un suo Heidi era la canzone tedesca fatta in italiano. Ah, ecco, cioè, era la base tedesca. Era un originale tedesco fatto in italiano. Ecco. Poi ci fu Furia Cavallo West, che non era un cartone, ma era già un telefilm per bambini, fatto dal mio amico Albertelli, con Malta Primitis. Ma poi è collega che vediamo dopo, no? Sì, sì, esatto. Siamo praticamente, quindi. Esattamente. E poi io ho cominciato con Ufo Robot. Ufo Robot che era completamente sconosciuto in Italia, anche in Europa, e il titolo Ufo Robot nasce da un misto di due note che ho scritto io e due parole che Albertelli ha scritto al volo mentre io suonavo le note. È nato un furbo, era l'avventura di un furbo Goldberg e di tutti i cartoni che stavo sentendo oggi e in questo. Io credo che sia stata una svolta epocale, perché era una sigla per bambini, però insomma costruita perché in un certo modo aveva capito due ragioni. Cioè, a me non piaceva la canzone dello Zecchino d'Oro. Io esatto. Non ho mai scritto per lo Zecchino d'Oro, perché non sopporto i bambini che cantano un po' così. Io non neanche benissimo, cioè, che sono presi in giro. Oggi noi invece andiamo ad ascoltare un bellissimo mini adesso, tra l'altro dove ci sono proprio i bambini protagonisti. Certo, io ho sempre usato i cori. Esatto. Perché secondo me cantando in canzone deve essere corale, devono cantarla tutti. Sì. Non il solista, lì il solista, poi capace solo di cantarla e gli altri non la cantano. Quindi io voglio maschi, femmine, bambini, bambini che cantano. Okay. E allora sentiamo questo meraviglioso video con protagonisti e proprio bambini. Esatto. Hanno lanciato tutto questi ragazzi qua. Sì. Loro. Un applauso a questi ragazzi. E ci andiamo ad ascoltare Midli. Non vi dico i protagonisti, li scoprirete da soli. Il maestro si prepara. Il maestro vince Tempera. Bye.
Okay.
adesso succede che arrivano altri ospiti, altri artisti sul palco, perché più siamo meglio stiamo. I soliti. I soliti. Per ora. Poi chissà. Yeah.
visto questa ragazza come suona il basso elettrico, che tutti i bambini vanno sempre a cantare, però se un domani studiate lo strumento, il basso elettrico per le bambine vanno a lei con lo suono. È un esempio semplice. È adatto per le bambine, insomma. Il cuore è sparito, un applauso al cuore. Bravo, un applauso al cuore. Io me ne vado. Vai ma torni, anche perché senza di te non riusciamo neanche a chiudere a questo punto. Allora, visto che siamo nel regno dell'improvvisazione più totale, ma va? No, proprio quella più totale. Io cosa accade? No, guarda, tu hai idea di cosa potremmo combinare a questo punto, perché siamo... Ma possiamo fare di tutto, abbiamo tanti altri. Io pure ho un'idea. Cazzo, wow! Io ho un'idea e vorrei chiamare sul palco un amico che è intervenuto nell'ultimo brano che abbiamo fatto. Un grande attore, un grande artista, un grande cantante e un grande doppiatore. Che secondo me si ricorda anche il pubblico un po' più agile come cantante. Chi sa? E scopriamolo, vabbè, scopriamolo insieme. Lo vuoi annunciare tu? Con grande piacere. E sul palco c'è Edoardo Memola. Ciao Edo. Ecco qua. Con fare principesco arriva qui sul palco. È molto principesco, molto principesco. Però prima che vi lasci a Edoardo, così poi gli chiedete quello che volete, io volevo creare un momento di improvvisazione totale, se siete d'accordo e se vi va di giocare con noi. Questo è veramente un gioco, fuori da ogni logica. Certo, però c'è un teorema che io vorrei sostenere. Perché le sigle legano sempre un po' tutti? Che ne so, qua sul palco noi abbiamo cantato moltissime sigle il cui testo era scritto da Fabrizio Mazzotto, per dirne una. Ma volendo legare, Vince Tempera, che se ne è appena andato e che tornerà tra poco, ha un paroliere di fiducia che è Luigi Albertelli, che ha scritto la sua prima sigla per una cantante che ha inciso, come si faceva all'epoca, un 45 giri. Il lato B era cantato da Douglas Mikkel, che tra poco salirà qua sul palco. E i cori che faceva? I cori di tutto il disco, perché stava fatto un LP. Le conosci? Sì, erano delle bambine oggi un po' cresciute, che sono Maura e Manuela Cenciarelli. Allora, poi cioè, dopo Sergio Endrigo, Ci vuole un fiore, tutte quelle cose di Bruno Lauzi, La tartaruga, avete inciso tante cose per bambini, giusto? Tra questi io non vorrei neanche annunciarlo qual è il pezzo, perché è un gioco e sbaglieremo il testo, sbaglieremo la struttura, non l'abbiamo neanche mai provato, abbiamo detto giochiamo, a metà concerto la facciamo e vediamo se il pubblico gioca con noi. Quindi veramente abbiamo il testo scritto a mano, perché l'abbiamo neanche stampato, a mano. Esatto, quindi vogliamo... È una cosa totalmente improvvisata all'ultimo momento. Però questo è bello, eh? Allora, Douglas Mikkel che incide il lato B, voi che fate i cori dell'LP, Albertelli, paroliere di Tempera, che scrive il testo, e la canzone è questa. Pure a cavallo del West, che forte di giallo, quando va pieno di pieno, se no non sta in piedi. Pure a cavallo del West, che deve solo cantare per mantenere il suo velo, il velo di giallo. Gracias.
Diciamo che Furia è sempre Furia, però non indossava le mutandine bianche. Allora, io sono qui con tanti amici, ma si è aggiunta un'amica in più, ed è un'amica di lunga data, perché io e lei ci conosciamo da tantissimi anni, è vero Cristina? Siamo qui con Cristina Giachero! Con Cristina ci siamo conosciuti in teatro, in una bellissima tournée teatrale con la regia di Franco Zeffirelli. Enrico Maria Salerno. Enrico Maria Salerno come attore, e noi facevamo gli altri attori, insomma. Ed è stata una bellissima avventura, che poi è continuata al doppiaggio. Al doppiaggio. Ci siamo ritrovati al doppiaggio. Al leggio e non solo. Alla regia. Anche nei corridoi, a chiacchierare. Ma sicuramente Cristina aveva poco tempo, perché lei fa direzione di doppiaggio e non solo, oltre a fare la doppiatrice, e ha generato due doppiatori, perché insieme a suo marito Carlo Valli generato Ruggero e Arturo, che oggi sono due fantastici doppiatori. Quindi una famiglia a tutto tondo di attori doppiatori. E Cristina, cosa... le nostre due... No, ma noi adesso le richiamiamo, perché io volevo fare una domanda. Sì, una domanda a due gemelle fuggitive. Dove andate? Ma cosa fanno? Sono scappate. Ma dove vanno? Sono sempre state così, eh? Avendo io due figli, anche se non gemelli, scusate, ero curiosa di sapere per loro com'è stato condividere lo stesso lavoro, e a volte immagino il leggio, a volte i provini, a volte cantare insieme, c'è stata competizione, c'è stata complicità. Com'è stato il vostro rapporto tra sorelle? Lei era molto invidiosa, assolutamente. Io sono più bella e intelligente, intonata, quindi era molto invidiosa. Chi è la più grande fra voi due? Lei. Io. Te? Ah, allora la prima è sempre la più brava, la più intelligente. No, ma tant'è che lei ha continuato a fare questo mestiere, io no, ci sarà una ragione. Ma forse perché sei la più intelligente? Può essere. Allora, io invece, non so, ha risposto, sei contenta? Sì, molto. E io invece volevo chiedervi una cosa. Come siete entrate nel mondo della musica? Perché siete entrate nel mondo della musica? Abbiamo detto prima che siete figlie d'arte, quindi il vostro papà vi ha introdotto perché voi avete fatto parte del... Allora, il nostro papà era un musicista, direttore di musica, si chiamava Guido Cenciarelli, all'epoca serviva un coro di bambini che cantasse il primo disco di Sergio Endrigo, e siccome a Roma non c'era un coro di bambini che potesse cantare, sotto l'egida di Mario Orlandi, i figli dei maestri di musica che erano in quel periodo in Ericcia, per cui il mio babbo, i figli di Bagloff, di Bardotti, Lepore, Chierazzoli e Mario Orlandi, eravamo 7 o 9 bambini e ci hanno uniti, abbiamo fatto il primo coro, abbiamo lavorato per 4 anni ininterrottamente, abbiamo fatto Sanremo con i ricchi e poveri, abbiamo cantato tante sigle. Una meraviglia, una meraviglia. Sì, è stato molto divertente. Bello, bello, ragazzi, io che non ho più 20 anni mi ricordo benissimo tutti questi grandissimi nomi, forse ai più giovani non ricordano molto, ma parliamo di musica, grande musica e grandi interpreti e grandi autori, grandi direttori, cioè Noro Orlandi, sì, è stata una grandissima. Quindi io, ragazzi, mi sa che sono arrivati dei bambini e noi dobbiamo andare via. I 20 più 20 di Noro Orlandi. Allora, io lascerei il palco alla musica, assolutamente. Ciao. E a tutti questi straordinari interpreti. Un abbraccio, a dopo. Sola, troverà prima o poi chi l'aiuterà, lotta e rischia, dalla mischia fuori salterà, negli impicci, nei pasticci non si arrende mai, buona battaglia, oh,
benedetta con gli amici suoi. Per cuore divaga, sempre l'avventura batterà, ovunque se ne va. È bella maga, è furba maga, è grande maga. Urla per maga, la ve maga bonda. Ci piace per la verità, fai capricci, fai dispetti, cerca sempre guai, ma gli amici quelli veri non li lascia mai. Nel cuore divaga, sempre l'avventura batterà, ovunque se ne va. È bella maga, è furba maga, è grande maga. Prima era una finta, non ero io, la mia controfigura, adesso sono io.
ma qui no, no, guarda, tieni Edo, ti lascio il microfono. Ma che c'entra Edoardo Nevola con Willy il principe di Bel Air? Ma cosa c'entra? Io ho scritto la sigla, ho scritto, ha scritto la sigla di coda, il testo per Rossella Rizzo. E doppiavi anche Willy. Ho doppiato Will Smith con una gioia incredibile. Quante puntate saranno state? Un'ottantina? 150. 150. E anche ho scritto le sigle di coda grazie a Rossella, una interamente mia, e mi fermo a pensare alla sensazione che sa dare uno sguardo che appare come una scialuppa in mezzo al mare. E adesso caro Maurizio, con il quale ho lavorato da quando eravamo piccoli. No, siamo pizzi, io ero piccolino, tu un po' più grandicello. Sì, insomma, si cresce sempre. Si cresce. Andiamo alla vedere. Sì. Stava anche presentando il Mago delle Nuvole, ho lavorato anche con il Mago Zero. Sì, questo signore ha lavorato negli anni 80. Sì, nell'80. Con il Mago Zero e insomma faceva gli spettacoli insieme a quel grande artista che è il Mago Zero. E quindi appunto, oltre a fare doppiaggio, avrete capito sicuramente che è un cantante. Quindi bando agli indugi, Edoardo, e facciamo sentire Willy il principe di Bel Air. Yeah, una cosa. Ancora tutti si ricordano. Yeah, allora, volevo chiedervi una cosa. Chi è che se la ricorda? Perché mi piacerebbe tanto cantarla insieme. La cantare insieme. Ma qualcuno, lo troviamo qualcuno che canticchia insieme a te. Basta dare il là. Si comincia.